Ed eccoci qua con il mio amico epistolare per Morris San. Buongiorno a tutti ragazzi da Morris San. Ho avuto la fortuna di incontrare il grande Alex Cuppini qui a Action. Alex Cuppini, siamo qui a Tenerife, stiamo studiando il mercato immobiliare. Ho scoperto un sacco di cose che appunto non conoscevo. E nei prossimi video parleremo di immobiliare in generale. La difficoltà, sì, perché non è tutto oro quello che luccica, la difficoltà di vendere prodotti di un certo livello e magari il vantaggio di vendere a un altro tipo di prodotti. Quindi, e comunque una sinergia, che perché fino ad oggi ci siamo conosciuti solo a livello epistolare, fisicamente, scrive, cioè, we are here in Tenerife. Bravo, adesso finalmente ci siamo visti per la prima volta oggi. Guardate che bello, aspetta. Guardate che bel posto che è, un hotel sul mare a Tenerife. Sì. Jardin Tropical Hotel. Morris ha confermato che Tenerife è comunque un livello superiore a Gran Canaria. Io in vita mia sono stato a Gran Canaria una settimana, per cui non è che possa dirlo tanto. Invece conosce meglio, per cui è... Lo spiego molto spesso sul mio canale. Sì. Tenerife vive il 2019, c'è tutto, servizi, qualità, c'è tutto, voi vivete a questo livello qua. Gran Canaria vive il 1950, è uno tra i motivi per il quale l'ho scelta, perché si può fare leva finanziaria con molti meno soldi. Io dico, magari chi arriva a Tenerife, consiglio come investitori persone che hanno almeno un X di capitale, X, perché altrimenti è più complicato, come i locali. Avete la fortuna di avere dei locali di un certo livello, locali che, ma io ieri ho fatto un video che parlava della qualità, il locale peggiore a Tenerife magari è il top del locale a Gran Canaria. È brutto che dica questo, ma è la verità, dà spazio di margine per chi vuole migliorare. Però è la fortuna, io domani mattina mi trasferirei a vivere qua, ecco. lo dico, perché sembra di vivere a Palma di Mallorca, io adoro Palma, sì, no, mi sa di vivere a Palma di Mallorca. Poi siamo a Costa Dehe, che è il place to be. Dove siamo, devi dirlo. Sì, non siamo nel posto sfigato, siamo in un bel posto. Io non ci ho neanche pensato di andare nel posto che conveniva più... fare business, io sono venuto direttamente perché nel più bello. Perché tu sei un filantropo, tu sei un milionario, questo è un milionario ragazzi, questo è pieno di soldi, non lo dice nei suoi video, ma è un milionario che fa schifo. Ecco, qui chiudiamo il video. Ah, in giochi, sto scherzando, dai. Adesso ci fede, è vero, ha la faccia brutto da milionario, è rilassato. Che sei lì in maglietta in novembre, in camicina, mentre io sono qua a tirare la lima. Siamo quasi a novembre, abbiamo 25 gradi. Con la motoretta, vestito così, senza niente sotto, si sta, guarda, il tempo... No, motoretta, ho visto la collezione di macchine, c'è anche la Lamborghini Diablo, ragazzi, non lo dice mai nei suoi video. Lamborghini Diablo nera. Questo dopo lo taglio, dai. No, se avessi una Lamborghini la comprai in nera. È il vantaggio di lavorare nelle estate agency, dove ti arriva l'ufficio canario per le tasse. Domani arriva l'uomo nero, ma lei è un poveraccio. No, qui si sta bene, adesso a parte tutte le critiche, quale isola, cosa fare, l'immobiliare, funziona o non funziona, il tempo qui non ne parliamo neanche. Oggi, guardate che tempo che c'è, è nuvoloso oggi, ci sono delle nuvolone. British weather, sì, però non piove, tempo così... Beh, 25 gradi. 25 gradi, cioè un tempo così non c'è mai qua, qui si sta veramente bene. Io sono contentissimo perché 12 anni a Londra, vedere le nuvole per me è fantastico. Dillo a me, io sono tedesco, sai quanta pioggia ho visto? Ieri mangiavo in un ristorante e c'era questo ristoratore italiano, mi ha detto, Morris, sta piovendo, perché non ti metti solo... Ho visto 12 anni a Londra, piove, ma questa non è mica pioggia. Sì, per quelli che non lo sanno, qui succede spesso che quando piove veramente, cioè vengono giù le goccioloni che dura un quarto d'ora, non di più, tre volte all'anno, la gente va fuori, festeggia. È una sensazione strana. La pioggia africana, quindi questo per dire, posto eccezionale. Poi sono quelli migliori, peggiori. Io non ho guardato tanto al business quando sono venuto qui, ho guardato dove si può vivere meglio. È più investito nel quality life. Ma infatti un consiglio che mi sento di dire, ho fatto diversi video che parlava di questo aspetto. Se desiderate trasferirvi alle Canarie, però cercate la qualità, secondo me ragazzi Tenerife è il posto migliore.
lo dico perché avete tutto, avete le saune, i locali, i ristoranti, discoteche, avete tutto. Una cosa che mi ha colpito ieri sera era trovare un bancomat ogni 150-200 metri, sì, sì. Ma non solo, vedere anche proprio il bello, la differenza tra Gran Canaria e Tenerife, vedere persone per esempio, che qui avete la fascia dei ventenni, dei trentenni, dei quarantenni, sì. Dei cinquantenni, Gran Canaria no. La fascia è 80% dai 70 anni in su, è una piccola minoranza giovani, quindi non accontenta tutti. Sì, qui arriva adesso l'onda nord europea, che sono tutti pensionati che svernano qui perché più o meno in questo periodo inizia a far freddo in Scandinavia, a partire da metà Germania diciamo. Sì. E per cui arriva questa onda qui, quindi si invecchia molto il pubblico, però si rimpingono anche le casse, perché sì. l'alta stagione, a proposito di quelli che dicono ma si lavora anche d'inverno, meglio che d'estate, l'alta stagione inizia in questo sì, periodo. Sì, è il contrario, perché l'unico, bisogna sì. ricordarlo questo, le Canarie sono famose perché è uno tra gli unici posti, se vogliamo, in Europa a offrire l'estate tutto l'anno. Dove puoi andare senza passaporto, sì. in 3 ore di aereo e quando dove c'è sempre... Quando tu fai questa domanda e dici ma perché le Canarie? Perché è l'unico posto che ha 25 gradi, mentre io oggi in Italia ma ci sono... Più tardi andrò in piscina. Sì. E questo a novembre, a fine ottobre, per cui... Sì, no, questo è il vantaggio di vivere le Canarie. Sì, bello, questa è una bella cosa. I Canari sono... noi Canari... Diciamo che sono molteplici le cose a favore di chi vive nelle Canarie, però devo dire, ci tengo sempre a spezzare una lancia a favore di Tenerife, non ho mai parlato male di Tenerife, di Gran Canaria sì, ho parlato male, descrivo la realtà, Tenerife io quando vivo qua, vengo qua, io sono felice ragazzi, io sono happy, io se non fosse per il business che ho già buttato come base a Gran Canaria, mi trasferirei qua. Sei il benvenuto. Perché è fantastico. Certo. Anche qua ci sono, vabbè, i lati. Ieri faceva una passeggiata allo Scristiano, tanti locali di qualità, e c'era anche qualcuno che soffriva, qualcuno chiuso. Perché comunque combattete con dei professionisti rispetto a Gran Canaria, che è molto improvvisati. Sì. Qui c'è gente che ha investito un sacco di soldi, non puoi aprire il barettino con 10.000 euro. Devi investire per aprire un prodotto di qualità. Sì, sì. È vero. Sebbene anche qui ci sia ancora tanto da fare, sebbene anche a Tenerife non sia la Mitteleuropa, quella che abbiamo avuto noi nella vita precedente, però comunque è... Nelle 8 isole Canarie questo è il punto più sviluppato, il punto ma più un consiglio che mi sento di dare soprattutto a quegli italiani, ragazzi, non affidatevi a sprovveduti, ci sono tante persone qualificate, uno tra i primi a Tenerife, io ho seguito il suo canale di Alex e mi ha colpito perché era onesto, diceva le cose che pensava, però non affidatevi al tipo che al barettino vi offre un ristorante o che vi offre una casa a comprare, dovete affidarvi a dei professionisti, a delle persone che hanno una vetrina, che hanno uno storico e che comprano Casa delle Canarie, quindi che vi sanno spiegare realmente dall'A alla Z come funziona il mercato immobiliare, non quello che io chiamo mio cugino, certo. Chiami il tipo ieri sì. al ristorante mi ha detto di comprare la casa lì, non funziona così, ve lo dico come consulente immobiliare. Guarda, se dovesse andare tutto bene... Devi 10.000 per questo, me l'ha già dato. Siamo messi d'accordo, tu dici questo su di me, dopo ti do al contrario, normale, dopo lo facciamo. Aspetta che giro un attimo, prendo la fresca. No, ma è la verità, è affidarsi a dei professionisti. No, se dovesse andare tutto bene... I documenti sono tutti a posto, la casa va bene, la metratura è quello, c'è tutto in ordine. Ma puoi fare anche così, non è leale nei confronti di chi ha investito i soldi per fare questo mestiere, ma potrebbe andare bene anche così. E invece no, perché in qualsiasi transazione immobiliare, non so se me lo puoi confermare, tu essendo del settore, in qualsiasi transazione immobiliare c'è un problema. Una volta c'è la nota simple che non c'è sempre. Scritto quella roba, l'altra volta c'è un mutuo sopra. Te ne potrei dire la terza mille. Volta... Tu pensa che a Gran Canaria, ho visto tanti casi, persone che hanno modificato la nota simple digitalmente. Sì, sì, sì. Vendevano sì. case con la nota simple, tipo casa 80 metri quadri, tutto regolare. Non era così, aveva dei debiti, aveva dei casini. Sì. Proprio c'è questa sì. cultura, non passa nada tranquillo. Sì. Puoi scoprire dopo mesi che dovevano pagare dei debiti e cose varie. Purtroppo che c'è questa cultura. Che se te lo fanno agenzia...
vai da lui e dici: oh, cazzo fai, guarda che se te l'ha fatto il cameriere è là che porta la pizza, non se ne frega questo. Ma poi come tu saprai, poi arrivano quando la frittata è già stata come tu fatta. Saprai, ipotizziamo, voi contattate un professionista come Alex, ok, vi trovo una casa, ma dovete sapere che poi il notaio vi leggerà tutto quanto, quindi lui non può mentire. Lui quello che vi dirà, il giorno in cui andrete a firmare, il notaio dovrà confermare quello che vi ha raccontato, i metri quadri, il costo, se ci sono dei debiti e cose varie. Non può dirvi che la casa è perfetta se poi magari il giorno del notaio appunto viene riletto tutto e salta fuori la verità, quindi è ecco, molto occorre più. E qui c'è il trucco, occorre stare attenti a quello che dice il notaio. Ma sì, dai che abbiamo fretta, dai firma, ci fidiamo, cazzo. No, state lì, investite tempo e guardate ogni... non avete capito, lo ripete, lo fa di mestiere. Seleziona il notaio, lui lavorerà con lo stesso notaio come faccio io. Certo. Io lavoro, tranne una volta che utilizzo... Io ne ho due. Sì, uno sì, che parla anche italiano, quindi i miei clienti vogliono parlare italiano, anch'io, lo porto perfetto, a Fred English. Sì, sì. Oppure magari lo porto ad Arinaga, che è il mio preferito, dove parla solo spagnolo, io traduco quello che dico, ma perché... Quindi do due scelte, voglio dire... Però fondamentale due fare... Due persone delle quali ci possiamo fidare. Sì, le persone che... notaio. I miei sono qui, uno dall'altro mezzo chilometro, per cui faccio scegliere il cliente. Io di preferenza, quando il cliente che non parla lo spagnolo, vado da quello che parla anche l'italiano. Questo lo spiega tutto. Io mi risparmio un lavoro e soprattutto lui può chiedere le cose direttamente. Io sempre, come l'ho già detto anche nei miei video, quando vado a Palma da fare investimenti, io pago le consulenze, pago un consulente, pago un notaio, pago un avvocato. Perché è fondamentale documentarsi bene prima di... La casa è un qualcosa, è quell'oggetto dove non potete fare errori. Cioè è molto meglio pagare un X piccolo a qualcuno che vi dà una consulenza che non perdere 10.000, 20.000, 30.000. Di questo stiamo parlando. A volte mi contattano i clienti, ho comprato un affare, vado a vederlo, hanno comprato un appartamento dove ci sono altre 10 famiglie di occupa dentro. Quell'appartamento non varrà nulla. O vale se fai una proiezione a lungo termine, compro dove ci sono gli occupa, ma sappiamo che dobbiamo rimuoverli entro un anno attraverso diverse agenzie. Ma è un altro discorso. Documentatevi sempre bene chi è un vero professionista da un ciarlatano. Il professionista non l'ho incontrato al bar. Questo di sicuro. E soprattutto io ho trovato poche volte, ho trovato l'esempio di quello che compra dal pseudo professionista al bar perché risparmia soldi. Il prezzo è quello. Poi dovete sapere che qui, per i pochi che non lo sanno, non occorre pagare una provvigione quando si compra. La provvigione è già dentro al prezzo, cioè il proprietario dà al venditore un tot, normalmente 5%. Il prezzo quindi è sempre quello. Voi non lo sapete se questo 5% lo prende il barista o lo prende quello che c'ha l'agenzia immobiliare, che poi se ne sputtana tre quarti, naturalmente, con tutte le spese che ha, al contrario del barista o dell'avventore occasionale che lavora in nero. Però alla fine non si risparmiano neanche i soldi. Alla fine la gente non ci va per quello, ci va perché arriva all'estero, trova questo che si fa intortare. Qui che parla italiano, io non so Gran Canaria, qui parla italiano, ogni tre persone in quattro parlano italiano. Ma puoi vivere senza. Una cosa che mi ha colpito qua a Tenerife è che io la maggior parte di questi giorni sto parlando in inglese, quasi tutti parlano inglese, che è affascinante, mentre a Gran Canaria no. Però un'altra cosa, un'altra figura professionale che dovete utilizzare è quella del property funder, che io faccio e che anche Alex fa. Cioè, se dovete fare investimenti immobiliari, è meglio pagare un 3%, però una persona che vi trova il prodotto che voi state cercando. Ovvero, se dovete acquistare una casa come investimento, vi trova quel prodotto finanziario che vi garantisce un ROI X. Oppure volete la casa dei vostri sogni con i parametri canari, allora vi cerca quella casa. Quindi questa è una figura professionale che qui sta arrivando adesso, l'ho lanciata qualche anno. Che sa tutto quello che c'è dietro. Che sa tutto quello che c'è nella zona soprattutto. Un esempio, Morris, io avevo un appartamento qui vicinissimo a dove siamo noi adesso, un appartamento eccezionale, sul mare, eccetera. Pagava spese mensili, cioè spese di comunità, che normalmente sono sotto i 100 euro. Sì. Spese di comunità. Ne parlavamo oggi, mi ha detto. Di 1000 euro. Io gli ho fatto una battuta, perdonate, gli ho detto: ma scusa, includeva la prostituta? Cosa offriva per 1000 euro? Perché è una follia. Ha usato un'altra terminologia, però
pragmatico, un qualcosa di pratico. Bisogna dire la verità, perché cosa offri con 1000 euro? Cosa c'è dietro? Cosa gli stai offrendo? Allora, se tu cerchi un appartamento e dico va che c'ho un'occasione, quella che fra l'altro il prezzo non era neanche male, e dico c'ho quell'appartamento lì, così tu lo compri a posto, io te la giro in modo che non te le dico queste spese qua. Sono io il venditore, sono io a casa e la probabilità di riuscire a far questo è molto alta. Ecco, io le chiamo dopo... supposte, pieno di supposte anche qui a Tenerife. Perfetto, perfetto. Be careful, fate attenzione, sì, io lo sai che sono molto pragmatico, perché devo arrivare, devo spiegare sul lato pratico cosa rischiate, ragazzi, è pieno di supposte. Le supposte le beccate quando vi rivolgete ai non professionisti, ed è pieno. Io direi che il primo video, sono orgogliosissimo di fare un video con te. È stato un grande piacere, mi ha dedicato un paio di ore del suo nobile tempo. Lui è venuto qua da Gran Canaria, figurati. It's my pleasure. Ne faremo degli altri. Adesso sai cosa facciamo? Questa è la puntata numero uno. Puntata numero uno. Adesso andiamo in piscina. Ah, certo che sì. Cosa fai? Lavori tutto il giorno? Certo, no. Lo sai cosa dice? Penso che sia Confucio. Quando tu fai quello che ami, non lavorerai mai un'ora in tutta la vita. Quindi, certo. In più, io faccio quello che amo e lavoro anche poco. Non è stato... Thank you for watching, cioè, da Morissata, grande Alex Cupino. Okay. Posso dirlo anch'io? Certo. Thank you for watching. Ciao.